Ciao, sono qui per fare questo video che ho deciso di intitolare Anche dopo il sesto compleanno della Davida, per fare il punto della situazione e capire prima di tutto io che cosa è successo, che cosa sta succedendo e che cosa succederà da qui andando verso il futuro e scoprire quanto futuro ci sarà per me da vivere. Dunque, è stato bello vedere che c'è stata un'attenzione più intensa e numerosa del solito sui lavori che io mostro da tanti anni sulla Davida, che però per la prima volta dal 1992 sono veramente pronto a presentare in tutti i suoi aspetti, che sono tanti ed è anche difficile da spiegare. Mi piacerebbe poter avere un jack da infilare nell'animo, nel cervello di chi mi ascolta, per passargli l'immagine che io ho la visione di quello che è il progetto del Monumento dedicato alla pace, perché capireste in un istante che potenza c'è dentro, che ricchezza, che prosperità, non solo di benessere interiore e personale, che già basterebbe e avanzerebbe per il resto della nostra vita, no? Che ci gratificasse solo in quel senso lì, ma anche una ricchezza economica. Lo capireste in un semplicissimo istante. Ma siccome il linguaggio che noi usiamo è un linguaggio imperfetto, cioè perfetto vuol dire che è facile ai fraintendimenti. Uno dice una cosa e un altro la interpreta in un modo diverso da quello che era l'intenzione di chi stava parlando. E per questa ragione, per spiegare, per presentare una visione, occorre, almeno nel mio caso, una preparazione che è avvenuta e in questo momento è sufficiente per poter presentare bene il progetto. Con il sesto compleanno della Davida abbiamo fatto il primo incontro, e il primo incontro che cosa ha portato? Ha portato a raccogliere delle persone, e queste persone hanno parlato della loro esperienza dell'amore, no? E ognuno ha portato qualcosa di importante, di vero, no? Sia che era un'esperienza di non amore o che fosse un'esperienza di amore, ha dato una testimonianza che comunque è uno specchio, anche per chi ascolta, che può aiutare, no? Nel magari accettare quelle cose che al momento sono incomprensibili. L'ho trovato, sono innamorato. Non so, volevo dire qualcosa, diciamo, riguardo dei problemi, no? Il fatto che arrivano anche i problemi. Ecco, il problema significa, adesso mi hanno fatto un problemino, sono stupidaggini, queste cose della multa, che sono venuti i vigili, eccetera. Sinceramente io considero che questi personaggi qui siano stati mossi da Dio. Gli ha fatto credere, adesso sono danneggiati, perché vengono con questa mentalità. Ehi tu, fai delle cose che sono fuori le regole, tu vuoi sfuggire, no, alle cose, stai cagato, non sanno perché, ma stai cagato. I primi vigili che sono venuti hanno bussato, boom, boom, e voleva dire, ehi. E allora, infatti sono entrati e hanno fatto, e allora qui siamo un'associazione culturale che sta realizzando un progetto che è il monumento dedicato alla pace. E siamo in regola, non siamo fuori legge, siamo completamente dentro la legge, abbiamo uno scopo serio. Non sono venuto qui a fare soldi, anche se verranno paccate di soldi in futuro, lo so, ma non è per quello che si fa perché è giunto il momento di stare bene al mondo. E se gli artisti non hanno qualcosa da dire, a cosa servono? A cosa servono gli artisti? A spiegarti delle robe, a farti fruire l'arte come se fosse un rebus che tu devi interpretare cioè, e vedere delle scene di cui i posti, sono sicuro, un giorno rideranno a crepapelle, diranno, ma veramente loro vivevano l'arte in quel modo lì? In questi tempi qui, adesso un po' la cosa si è persa, ma io quando ho fatto l'accademia, ho fatto fuori non ho potuto fare scuole medie superiori, per cui l'ho fatto per fatti miei, eccetera, mi sono accorto che lì all'accademia, cioè, dicevano figurativo, l'arte classica, figurativo, morta, morta,
solo l'astratto, solo l'informale, perché quella è l'arte che è andata avanti. E io vedevo queste stronzate, queste mirte stronzate, e il mio cuore non ci credeva. Poi mi è capitato, per una ragione di lavoro, di andare in una fonderia per fare un lavoro che mi fu commissionato, e ho realizzato, ho visto una realtà che era il contrario. C'era un delinquente, perché uno che dice delle cose così è un delinquente, non dico il nome per rispetto dei suoi parenti, ma quello era un delinquente, diceva, a parte che l'arte figurativa è morta, diceva: se andate nelle fonderie vedrete l'1-2% di opere figurative, il resto è tutto astrattismo, è arte che è al passo con i tempi. Io sono andato lì, è il contrario. L'1-2% erano robe astratte. Di quell'1-2% la metà era di qualche personaggio che non si sa come aveva dei soldi per finanziarsi, forse amicizie politiche, commercianti d'arte del cazzo, eccetera, così, e l'altra metà di quell'1% che faceva le cose astratte se le pagava di tasca sua, il resto era tutto figurativo. E adesso sta ritornando, il buon senso piano piano sta emergendo. Io sono un straclassico, ma non faccio il classico tale quale. Ho la mia radice nel passato, ma vivo il mio tempo. Vivo la mia contemporaneità, la mia modernità, la tecnologia che c'è intorno a me, ma la radice è classica. Quello che ho dietro le spalle è un piccolo modulo di un colosseo che sarà la casa del monumento dedicato alla pace. Il monumento che io farò insieme ai tre pilastri, le tre colonne, tutte donne, nessun uomo mi ha mai aiutato così concretamente come le donne. Sia le tre colonne che sono ancora qui, che sono Giuse Morando, al quale io le ho un pezzo del mio cuore per il resto della mia vita, mia sorella, idem, anche se tutti i giorni quando parliamo di cose la becco, la bacchetto, perché tratti male veramente solo quelli che ami, quelli che non ami li rispetti, sei civile, politico ancora, ma quelli che ami li graffi, perché li ami, magari sbagli perché li vuoi educare molto, ma è perché li ami. E per concludere la cosa, il video che si starà durando una marea, non mi ricordo cosa volevo dire, però il punto è che sono contento, andiamo avanti. Il prossimo evento sarà l'8 marzo, la festa della donna, perché la donna è veramente, come dire, l'asso nella manica del genere umano. Quell'asso della manica che è vituperato, che è violentato, non riconosciuto, veramente mancato, la donna è l'asso nella manica che aiuterà l'umanità a raggiungere la pace mondiale e cominciare a vivere la vita e scrivere la storia come va veramente scritta. Comincerà da lì la vera storia, perché fino adesso abbiamo scritto cazzate, solo bastonate in testa, fucilate, combattimenti, distruzioni, armi, questo ci insegna la storia. Ci siamo picchiati in testa per conquistare il niente. Alessandro Magno, il grande conquistatore, si è fatto seppellire con una scritta che diceva: sono lui il più grande conquistatore dell'impero mai conquistato fino a quei tempi, sono venuto a mani vuote e me ne vado a mani vuote. E allora, coglione, il più grande coglione della storia, perché hai buttato via la tua vita per conquistare l'inconquistabile? Ma non hai fatto attenzione, non sei stato presente col tuo cuore, perché quella è la battaglia più incredibile che fa di un essere umano qualsiasi un eroe degno di ammirazione, perché è stato con se stesso, ha evitato la puttanella sirena che ti chiama fuori di te ogni istante. Per cui adesso che mi sono fatto una bella sfogata, io potrei anche chiudere, no? Ah, c'è il discorso della Nestlé, ma lo faccio a parte, merita un discorso a parte.
Vi ringrazio per quello che è successo fino adesso, il calore, la vicinanza, le condivisioni che ho visto, i commenti, sono tutti plin plin, tutte cose che non sono rimbalzate nella testa, non, lo so, non hanno pompato il mio ego, ma hanno confortato il mio cuore, perché ho visto che io, quando ho deciso di seguire il mio cuore, che fa pugni sempre con la razionalità, ho sempre avuto il riscontro di aver fatto la scelta giusta, e questa volta si è di nuovo riconfermato. Non lo davo per scontato, non lo davo, come non do per scontato neanche quello che succederà andando avanti, non lo do per scontato. Può non succedere niente, nel senso di adesione di persone, ma so che succederà la mia vita. Io continuerò a crescere, continuerò ad andare avanti fino all'ultimo respiro, anche se fosse fra 2 o 3 in questo momento. Ecco, se muoio fra 2 secondi vi saluto. E dico che è stato bello anche avervi vicino in mezzo a tutto questo casino. Date dei bravi, ci siete dei compagni di merenda eccezionali. Siete complici anche voi. Ok, adesso io chiudo perché vedo che la cosa è molto lunga. Anzi, ok, ciao! All'8 marzo!